Buongiorno signora. Buongiorno. Desidera? Due etti di salame. Sì? Ciao, ciao, sì? Allora hai visto che ieri sera? Sì. Guarda, c'è stato quello di fronte a me. Sì, quell'altro, quello che era di fronte a me, che mi guardava, guarda, è stato anche imbarazzante. Aspetta, chi è? Ma chi è quello lì? Quello lì chi? Hai detto che quello là ti guardava, sì, eri imbarazzata. Sì, ma quello lì che era in pizzeria, ti guardava. Ti dirò però che mi ha fatto piacere. Osta, come piacere? Perché piacere? Perché a una donna piace. Ah sì? Sì, a me. Perché a te non piacerebbe? Possibile che mia moglie mi tradisca. Qualcosa era nell'aria. Anche solo dal modo con cui guarda quel maschione alla televisione. Guarda se sta fisso. Non si muove mica, eh? Del resto lei ha 10 anni meno di me. Sai quanti amanti clandestini potrebbe avere? È ancora così bella. Porca troia, beh, scusa, ti ho visto, eh? Cosa spi sempre te? Eh? Cosa spi? Perché spiamo? Perché? Cosa spi? Anche te? Eh? Devo andare io, eh? Io devo andare, che lo sai che devo incontrare Giada, eh? Devo incontrare lei, quindi avevo già l'appuntamento. Ciao! La chiave! Si vede che ha qualcosa da nascondere. Lella? Ops, scusa. Cosa c'è, dimmi? Niente. Come niente? Niente. Allora perché mi hai chiamato? Niente. Le telefonate che fece quel giorno, penso di averla chiamata ogni 2 minuti almeno. La gelosia non è nient'altro che una morsa nella quale si è stretto e ogni tentativo di uscirne è dolore. E l'angoscia di saperlo con qualcun altro. Che
ho chiamato tutt'oggi per telefono. Mi avrei chiamato 3.000 volte. E allora? Non hai un minuto? E se quando io sono a lavorare non posso starmi a pensare al cellulare, io ho altri pensieri. Sto lavorando quando lavoro. Hai capito? Cosa pensi, che possa avere un flirt al lavoro? Flirt al lavoro? Lo sapevo che mi nascondeva qualcosa. Porca miseria, la mia dovrebbe essere un'età serena. Perché perderci in questi pensieri? Tira! Tira, tira! Tira, dai! Dai, Doc! Dai! Dai, Doc! Canca! Beh, non vedi che non prende nessuna parte? Adesso ti faccio vedere dove hai preso. Sì, vai. Adesso ti faccio vedere. Vai tranquillo. Non è che la porta. Stai lì che ti prendo. Dai. Non ci stai lì? Perché ti fermi? Vai avanti, dai. Fai fatto. Voglio, ma va. Fai fatto. Devi aiutare. Tu ti rifiuti. Tu sei pazzo, matto, paranoico. Tu ti vedi le cose che non esistono, non ci sono, non esistono. Non dire le cose. Non è così. Cosa? È così. No. Non mi vuoi aiutare, non mi vuoi. Oh, basta, Dai. Ascolta, sta calmo, Sto calmo io. Stai no, calmo. Tu non mi aiuti. Stai calmo. Non puoi non spingere tanto, perché... Va a cagare, va. Ascolta. Guarda che stai rompendo anche l'amicizia, Dai, allora vieni qui, dai, ascolta. Vieni qui. Allora?
Dai, vieni qui che andiamo. Cosa andiamo? Andiamo a fare un giro da qualche parte. No, non andiamo in giro perché tu fai il furbo con non me. Non faccio il furbo. Ci fai il furbo. Ascolta, lo sai benissimo che se ci fosse qualche cosa io ti aiuterei. Solo che tu vai avanti con la tua testa perché te li crei te i problemi. Ma i problemi non li hai, va bene? Allora? Non gli dissi niente nemmeno due giorni dopo, quando con tanta fretta mi disse che doveva andare a Castel Bolognese da un'amica. Il giorno dopo, Carletto mi aiutò a pedinarla fino a Faenza. Si abita lì? No. Vado a vedere, dai. Vado a vedere? Sì, sì, vai. Dai, porca troia. Calderesi, Fagnocchi e Loretti. Ti dicono niente questi niente, nomi? Niente, niente, ma... Ma come niente? Scusa, non ti dicono niente. Ma perché andate dentro? Ascolta, se non lo sai te come faccio a saperlo io queste cose qui? Sono cose che sì, ci... Sì, ma va bene. Ah, vabbè, vabbè, però... eppure c'è un nome che mi sembra di averlo già sentito. Non lo so, non... Loretti ti suona, non ti suona familiare? Ci abita Faenza? Cosa vuol dire che ci abita Faenza? Oggi ti ho vista. Sono andata da Marcella. Chi è questa Marcella? Sono andata da Marcella. Lo sai che un sabato sì, un sabato no, devo andare da Marcella a Faenza. Questo è un sabato no? No, questo è il sabato sì, se ci sono andata. Mi dispiace, ma non hai tenuto bene i conti, infatti l'agendina come ho io, perché col tempo la memoria se ne va e tu cominci un po', ad averne un pochettino meno. Forse aveva ragione lei, che tutto questo fosse dovuto all'avanzare dell'età. Nemmeno a letto ero più io. Sentivo che qualcosa era cambiato, ma non sapevo bene cosa. Anzi, lo sapevo. Comunque può capitare alla mia età di non sentire più quel tipo di energie. Ci sarà pure qualche cosa che la tradisca. Un segno, un'espressione fuori posto. Cosa hai da guardare? Ma che ti va? Sorrisini. Beh, cosa sei, geloso? Di che geloso? Ancora questa storia della gelosia, ancora? Ma che geloso? Beh, no, ma basta, ma questa storia, sto gelosia. Gelosia di che cosa? Io dovrei essere gelosa. Io. Non so cosa fai, non so dove vai. Quando sei a casa, non so, io sono via e non so cosa fai tu. Delle seghe faccio a casa. Ecco, tu sei sempre il solito, per troncare il discorso tu tiri sempre fuori queste parole che lo sai che mi dà fastidio. Allora, adesso basta. Che mi stia prendendo per il culo in maniera così raffinata. Thank you.
Maurizio, ascolta, è per il fatto di tua moglie che è già così male. No, Gio. Cos'è che ha fatto? Cosa fa? È convinto di avere le corde. Fregatene! Non la finisce! La litigata del giorno dopo tornarono a venire fuori le solite cose. Tu non fai un cazzo, lavoro dalla mattina alla sera per mantenerti. Se non ci fossi io, tu dove saresti? Non avevo tutti i torti. Tu lavori sempre alla tua maniera. Sempre? Sempre! Che fedello! È bello come ad ogni litigata riusciamo a tornare vivi e vitali come da ragazzi. Oh. Senza contare la figura che mi hai fatto fare col primario. Ah, te la fai anche con quel ciccione. Ma che con quel ciccione? Sì. Cosa sei geloso anche di lui? Ma non riesco a capire il meccanismo. Stai sotto o sopra? Ah. Lui sotto. Anche l'uomo ha i suoi punti deboli come la donna. Allora? A te ti piace la figa e la guardi, a me ne piace il fico. E lo sente? Lo sente. Il primario cos'è, un fico? Che ha una pancia così, un ciccione, con i capelli bianchi. Aldo è un bel tipo. No, sei un fico te, no? Sei alto 1,20 m, con una pancia così e 4 capelli neri. E tinti. Tinti? Lo tinti io. Guarda. Dici te c'è la sta compagna vostra. Ho perduto suonne a fantasia, ma penso sempre che tutta vita mia vincevoli se dice, ma non ciò saccio di. Mia moglie ho avuto l'impressione che mi tradisse tempo fa. Cosa vuoi farci? Bisogna lasciar correre. Se ci stai a pensare diventi pazzo, pazzo veramente. Da giovane non ho mai pensato di buttarmi in una storia seria, però poi col tempo senti il bisogno di avere qualcuno vicino alla sera quando vai a letto, al mattino quando ti alzi. Anche se mia moglie trombe in giro, io lascio correre.
Lo sai quante coppie conosco che fanno così? A letto mi legano almeno 20 anni di amicizia. Non può essere lui. Fammi un po' vedere questi qua. Dove? Come al risveglio le cose sognate ti sembrino realmente vissute. Bravo. Ormai mi aggrappavo a qualunque cosa. E questi? Questi chi sono? Ma cosa fa? Insomma, queste mutande non sono le mie. Alla fine arrivò a farmi capire che quelle mutande erano le mie e la chiudemmo lì. L'ho vista e sono stata zitta tutti i miei soldi, smettila, eh! Ricorderò sempre la sua immagine, ferma davanti a me quando gli urli finirono. In quell'istante particolare il suo viso sembrò tornare indietro negli anni. Ehi! Chi era? Giada. Domenica a che ora arrivi a casa? Perché? Beh, dimmelo. Costi costa. Ecco, con questa frase ho la prova certa che mi tradisce. Alle 6? Non ci sono dubbi. Quel giorno anticipammo il nostro ritorno di un paio d'ore. Certo, però quanti altri voglia, eh?
Dai, parcheggia là, dai. Dove vai? Dai, dunque, lascia stare, cosa fai? Vieni qui, 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 qui